Io intervengo in Ciao. merito alla Ciao, struttura ancora in buona giornata piedi, al volo. edificio T9, Devo anche conosciuto come ex Mensa Maserati, Ah, situato tra Via Caduti, Missione di Pace e Via Rubattino. allora, ascolta, Un recente video sopralluogo trasmesso da Telereporter pochi giorni fa ha evidenziato come questa struttura sia ancora occupata abusivamente. All'interno sono state rinvenute durante il sopralluogo grandi quantità di rifiuti e altri materiali che indicano chiaramente l'esistenza di una occupazione del luogo prolungata nel tempo. Ricordo che la situazione è già stata segnalata anche un anno fa, si è precisato come era anche facile accedere alla struttura. E vorrei ricordare l'antica ormai storica promessa dell'allora assessore alla sicurezza Marco Granelli, attuale ancora membro della giunta Sala, che nell'autunno 2014 prometteva che entro dicembre 2014 l'edificio sarebbe stato abbattuto. Sono passati 4 anni e l'edificio è ancora in piedi, quindi si chiede adesso stasera al presidente del municipio Antola non è presente, sono presenti due assessori su tre, si chiede quindi alla giunta adeguatamente rappresentata, quindi l'assessore Scarinzi e l'assessore Costamagna, di sottolineare la questione con l'amministrazione centrale e richiamare, diciamo, al rispetto delle promesse fatte nella scorsa consiliatura, dove, ahimè, c'era ancora il PD appunto al governo della città. Primo punto, E questo quindi primo punto, fate qualcosa perché la abbiamo struttura svuotato è il carcere, occupata, la gente ovviamente è allarmata sapendo che abbiamo la a pochi sostituzione metri penale da contro casa loro esiste uno l'ordine. spazio che è terra di nessuno. Fate qualcosa, dovrebbero pensarci magari anche quei consiglieri che abitano vicino alla struttura, magari pensassero di più a queste cose e a meno a iniziative di pittura dei pali della tangenziale. Grazie.